E buonanotte all'Italia e buongiorno a Giorgia Meloni, che abbiamo visto ancora una volta la guerrigliera della comunicazione del centrodestra bucare sui giornali la settimana scorsa con una solare manifestazione in cui chiedeva le primarie. Buongiorno Giorgia. Buongiorno a voi, buongiorno ai radioascoltatori. Ma ce la farete o no ad ottenere queste primarie del centrodestra? Ma guardi, io penso che ormai la questione sia abbastanza irrinunciabile, diciamo così, perché il centrodestra non esiste più, non esiste diciamo una coalizione in grado di difendere determinate idee, determinati valori. Si va in ordine sparso privilegiando per la gran parte di quelli che erano i partiti del centrodestra, la coalizione di centrodestra, il tatticismo, per cui noi abbiamo in teoria un centrodestra nel quale qualcuno sta al governo con la sinistra, qualcuno ci fa insieme le riforme e altri stanno all'opposizione. Quindi o noi capiamo che la sfida non è quella di riassemblare il centrodestra, ma di rifondarlo, cioè di azzerare tutto, ricominciare da capo, di provare a interpretare certe idee, certi principi in questo tempo con nuovi modelli, con nuove persone, con nuove squadre, con nuove parole d'ordine, oppure non c'è verso, insomma, di essere credibili. Per fare quello che penso io, noi dobbiamo passare per un grande momento di partecipazione, che ripeto non è la definizione della leadership di un centrodestra che non esiste. Chiunque si dovesse candidare domani alle primarie del centrodestra sarebbe in qualche maniera portatore di un modello, no? Certo. Di come si interpreta il centrodestra, con quali figure culturali di riferimento, con quali proposte per gli italiani, con quali idee da difendere, e gli italiani a quel punto sceglierebbero quella che gli sembra più credibile tra opzioni che effettivamente oggi sono molto troppo distanti tra loro. Io penso che questa sia l'unica strada. L'alternativa è quella di continuare a fare diciamo chi il cameriere di Renzi e chi l'opposizione, ma insomma non è esattamente il modo migliore per rappresentare un'alternativa al renzismo. Sarà che io, che sono sempre stata, diciamo così, una che, a cui piace stare in minoranza, un po' anticonformista, non vorrei morire renziana, a differenza di tanti altri del centrodestra. Del resto, se questa cosa noi l'avessimo fatta qualche anno fa, questa delle primarie, cioè quando Berlusconi aveva detto che avrebbe fatto un passo indietro, aveva detto che doveva misurarsi un'altra classe dirigente, eccetera eccetera, probabilmente oggi non staremmo messi come siamo messi. Oh, io vorrei fare un attimo un ragionamento su questo Italicum, che tutti dicono sì, verrà modificato, ma per ora ha una soglia di sbarramento che non c'è neanche in Ruanda o in Corea del Nord. Poi il Senato scompare, viene sterilizzato anche se non cancellato, quindi continua a costare ma non è più elettivo. Alla Camera c'è un premio di maggioranza che scatta per ora al 37%, e quindi col 37% dei consensi, che poi può essere, che ne so, come è successo ora, il 18% dei votanti, uno fa una sorta di rubamazzo e si prende la Camera, il Senato, la Presidenza della Repubblica, perché i senatori nominati contribuiscono in maniera decisiva, e non può manco più fare un referendum perché ci vogliono 300.000 firme in più, e il finanziamento pubblico che serve anche a fare queste cose è stato cancellato. E che scenario ne esce fuori? Guardi, Deleuze, come sempre sono colpita dalla sua onestà intellettuale, nel senso che la cosa molto molto preoccupante di queste presunte riforme è che si fa leva su un sentimento legittimo degli italiani, che è quello del disprezzo per la classe politica, per l'andamento della situazione politica, la richiesta di cambiamento per peggiorare drammaticamente la situazione. Cioè il disegno che c'è dietro queste riforme, se si mettono in fila tutte le cose che lei citava, e se ne potrebbe citare qualcun'altra, addirittura viene aumentato addirittura il numero delle firme necessarie non per un referendum ma per una proposta di legge di iniziativa popolare. Serviranno 250.000 firme per presentare una proposta di legge di iniziativa popolare che oltretutto non viene mai discussa alla Camera. E non si ricordano, voglio dire, non è che dice, sai, il Parlamento è stato bloccato perché sono state ingolfate. Non vengono proprio mai discusse, però neanche ormai le puoi più presentare, neanche proprio siamo. E le dico un'altra cosa, io sono scioccata dalla previsione di un Senato fatto di gente che non viene eletta da nessuno e che è immune, cioè sì, cooptati
nominati immune, immuni, ci manca solo lo Ius Prime Noctis. E poi abbiamo completato il quadro. L'Italicum, lei diceva, con il 18% dei consensi mi posso prendere il 55% dei seggi. È peggio, perché il discorso che adesso, questo è un tema un po' tecnico, però se gli italiani lo capiscono forse... Allora, questa è una legge studiata per fare in modo che esistano solamente due leader di partito che si decidono il 100% del Parlamento o comunque l'80% del Parlamento. Quando è stata fatta la campagna contro i cosiddetti piccoli partiti, alzando le soglie di sbarramento, si è omesso di dire che se i voti di quei partiti piccoli sono inutili perché quei partiti piccoli eleggano dei loro rappresentanti, quei voti dovrebbero essere inutili anche per eleggere i rappresentanti di altri partiti. Invece che cosa fa l'Italicum? L'Italicum dice: io metto una soglia di sbarramento altissima, 4,5%. Per intenderci, un partito che prende il 4,5% ha preso più o meno 2 milioni di voti. 2 milioni e mezzo. Ma se sei coalizzato il 4%? Se è coalizzato al 4,5%. Se non sei coalizzato... No, stai proprio all'8%, quindi è impossibile che tu non ti coalizzi. Tu ti devi coalizzare per forza. Però ti devi coalizzare perché il partito più grande della tua coalizione si possa fregare i tuoi voti. Cioè, tu devi prendere il 4,5%. Se non prendi il 4,5%, più di 2 milioni e mezzo di voti, non conti niente, i tuoi 2 milioni e mezzo di voti non vengono calcolati per te, tu non puoi rappresentarti con nessuno parlamentare, ma i tuoi voti serviranno al partito più grande della coalizione per eleggere parlamentari propri. Perché quel partito utilizza anche i voti dei partiti che non passano per contare i propri eletti. Mamma mia. Maggior ragione col premio di maggioranza. Per paradosso, facciamo un esempio pratico. Diciamo quella che era la coalizione di centrodestra delle ultime elezioni politiche. C'erano dentro. Diciamo che c'è una coalizione con Forza Italia, Nuovo Centrodestra, Lega Nord e Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale. Sì. Okay? Diciamo che Fratelli d'Italia, la Lega Nord, Nuovo Centrodestra prendono tutti e tre il 4%, che fa insieme il 12% dei consensi, sono praticamente quanti? Mi aiuti? Sono 7 milioni e mezzo di voti, più o meno, che non contano niente, di italiani che hanno espresso un voto, ma non vedranno rappresentanti dei partiti per i quali hanno espresso il voto in Parlamento. Neanche uno, neanche il diritto. Neanche uno. Diciamo che poi c'è Forza Italia che prende il... 25%? 25%, diciamo che ha preso tantissimo, ok? Forza Italia, 25% più 12% fa 37%, vuol dire che scatta il premio di maggioranza al 55%. Forza Italia con il 25% dei voti si prende il 55% dei seggi. Secondo lei questa è una riforma democratica? No, ma allora dovete fare le barricate. Ma noi le stiamo facendo, il problema è che c'è purtroppo... diciamo una situazione generale per la quale il mondo è diviso tra Renzi e Renzi e quelli di Renzi dichiarati e quelli di Renzi nascosti. La stampa non dice una parola perché siamo tutti renziani, è tutto giusto, è tutto bello e noi stiamo andando verso un'Italia nella quale i deputati li eleggono così, ricordiamoci, con le liste bloccate, perché stanno facendo una legge elettorale che ci restituisce le liste bloccate, per cui tu non puoi sceglierti il parlamentare, in molti casi non scegli neanche il partito, perché come abbiamo appena raccontato, tu voti un partito e eleggi i parlamentari di un altro, ok? Sì. Questa è la riforma che fanno alla Camera. Al Senato, come lei spiegava benissimo, il Senato viene mantenuto con i costi e tutto quanto, si abolisce l'eleggibilità dei senatori che non vengono più eletti dagli italiani ma vengono scelti dalla casta. Piccolo particolare, se lei si fa una proiezione dei senatori nel Senato disegnato da Renzi adesso, il Partito Democratico, un partito che ha preso il 40% dei voti nelle scorse elezioni europee, 40% del 50%, 58% degli italiani che sono andati a votare, quindi diciamo un partito che ha più o meno il 23-24% dei consensi in Italia, nominerebbe circa il 60% dei senatori. Mamma mia. Il Movimento 5 Stelle, io non ho grande simpatia per i grillini, ma il Movimento 5 Stelle che ha il 25%, che ha preso il 20-22% nelle ultime elezioni europee, eleggerebbe forse 3 senatori. No. Così pochi. Si faccia il calcolo. Ma perché? No, questo non è neanche. Perché allora? Perché lì funziona così: funziona che sono senatori, i presidenti delle regioni, i sindaci dei comuni capoluogo, e lei già si faccia il calcolo di quanti sono quelli del 5 Stelle, e poi una serie zero. Di consiglieri sono 2 o 3. E qui siamo a zero, e poi una serie di consiglieri regionali
eletti in proporzione, diciamo, agli eletti che ci sono nelle certo. regioni. Ma quindi c'è un doping, un altro premio di maggioranza che è dato dagli eletti. Che conviene, che fra l'altro sono già eletti a loro volta con un meccanismo maggioritario, ovviamente legittimo, che è quello del ballottaggio. Quindi, bravissimo. E quindi anche lì è un sistema estremamente ma dopato. Perché Berlusconi vuole votare questa cosa? Perché a Berlusconi conviene. Perché gli conviene? Beh, gli conviene per tenere, diciamo, in piedi una situazione che diversamente vedrebbe Forza Italia meno forte. A Berlusconi conviene perché in teoria per la legge elettorale perché lo con un po' di costringe capiluogo i suoi alleati a stare in coalizione con lui pur fregando i loro voti, in buona sostanza. Gli conviene un Senato così perché comunque Forza Italia sulla carta con i consiglieri regionali diciamo in questa situazione è comunque il partito che ne guadagna di più rispetto a tutto il resto del centrodestra, e conviene perché tiene Berlusconi centrale nello scacchiere politico nella misura in cui è un accordo di ferro con Matteo Renzi. Questo è il tema, però la questione vera è che per sopravvivere Berlusconi e per fare finta che sta facendo le riforme Renzi, noi stiamo massacrando l'Italia. Cioè noi stiamo costruendo un sistema nel quale gli italiani non contano niente, niente, sono considerati dei fantocci. È un sistema molto molto distante dall'idea che io ho di democrazia e della quale pensavo avesse, dell'idea che pensavo avesse anche un partito che si definisce democratico. Ma sarà questo il testo finale votato? Guardi, io spero sempre, diciamo, scritto qualche giorno fa, siamo tutti Vannino Chiti, no? Spero sempre che, cioè io devo dire che ho molto rispetto per quelli che in questi pensi giorni che... sia in un nei vari partiti comunque hanno una coscienza e dicono: no signori, questa roba è invotabile indipendentemente dal diktat del partito. Non penso che vadano derubricati a gente appunto che rimpiange l'immunità, l'indennità, come dice Renzi, semplificando un po' troppo. Penso che ci si renda conto del fatto che se tu costruisci un sistema nel quale c'è uno che comanda, e beh, non sei più in democrazia. Mo si può discutere se il sistema migliore sia la democrazia o la dittatura, ma mi sembrava che su questo l'Italia fosse stata abbastanza chiara, no? Poi, cioè, voglio dire, grande, grande finale. Che sono del Partito Democratico. La Meloni tifa Vannino Chiti e io tifo la Meloni, questo è il cortocircuito. Bene, grazie, grazie, finiamo qui, buone vacanze, buona ci sentiamo presto. Ancora le vacanze hai voglia. Buona giornata. Arrivederci.